Buongiorno, sono le 6 del mattino, stiamo andando all'aeroporto di Napoli per andare a Bergamo. Questo non sarà un viaggio della speranza come è stato il mio ultimo viaggio, però anche qui c'è da fare uno scarpinetto, come si dice da noi a Napoli, vale a dire, prenderemo tra un'ora l'aereo. E arriviamo a Malpensa perché non siamo riusciti a trovare degli orari idonei su Linate e poi abbiamo noleggiato una macchina e andiamo a Bergamo perché a Orio e Bergamo non ci sono voli per la domenica. Inoltre anche gli autobus sono non difficili di più perché gli orari sono veramente degli orari, oserei dire, assurdi. Quindi anche questo, tra virgolette, viaggio proprio un viaggio della speranza, ma è uno scarpinetto. E quindi speriamo di farcela perché è incredibile, ma la cosa che penso sia più bella è che non devo imbarcare la valigia. Quindi spero di fare anche una colazione, di prendermi il mio solito caffettuccio, che quello non può mai mancare. E c'è anche una discreta giornata, sto uscendo, non so, Bergamo, come io in genere non vedo quasi mai le previsioni del tempo. Infatti stamattina ne parlavo con mio marito perché ho detto chissà com'è il tempo a Bergamo. E mo dopo vado a vedere, poi vi dirò perché comunque non mi sono informata. Però devo dire che una temperatura, quanti gradi ci sono? Vediamo un po', ora vi dico in diretta la temperatura che abbiamo. A 13 gradi, io sono sempre, inizio a stare a sotto la galleria. Comunque mano a mano poi vi terrò aggiornate sul, diciamo, sull'andamento della giornata. Io, diciamo, mi sono ovviamente portata il trucco perché mi trucco in aereo e mi sono portata anche i miei appunti per studiare, perché comunque al ritorno, non dico all'andata, ma anche in macchina, tanto abbiamo un'ora, un'ora e mezza per arrivare a Bergamo, diciamo con tutta tranquillità, perché c'è un'altra galleria, e diciamo inizierò a ripassare i miei appunti, perché devo dire la verità, giugno e luglio, che sono le sessioni di esami, si avvicinano, quindi diciamo, come dico io, l'urlo di Munch non è niente in confronto al mio, va bene, comunque. E vabbè, detto questo, ci si avvia verso l'aeroporto. Rieccomi, buongiorno, sono a Bergamo. No, quale Bergamo? Che sto dicendo? Siamo a Milano, quale Bergamo? Stiamo andando in direzione di Bergamo, anzi, per la verità, siamo a Castellanza. E abbiamo preso la macchina, il volo è stato super puntuale, anzi, abbiamo fatto come sempre un poco di ritardo, ci hanno anche chiamato con l'altoparlante, però tutto sommato è andato tutto bene. Abbiamo preso la macchina e adesso il navigatore ci dice che saranno 71 km prima di arrivare a Bergamo. Dopodiché abbiamo deciso che alla prima area di servizio un ricco caffè e ho anche una leggera fame, ma si può essere, vabbè, comunque ho fatto colazione, si fa per dire, stamattina con un caffè e ho preso muffin ai mirtilli alle 6:30, quindi adesso sono le 10 meno un quarto, devo dire che inizia già un po' di fame, vabbè, comunque. Il tempo qua è un po' incerto, fa un freddo che per me non ve lo posso proprio dire, 11 gradi, veramente fa freddo e niente, decideremo poi di arrivare, cioè abbiamo deciso di arrivare a Bergamo Centro per fare una prima perlustrazione e poi dopo andiamo a vedere i tre alberghi che devo vedere, devo buttare per vedere com'è la sala. Eccomi, sono a Bergamo Centro. Quanto è carina, ma veramente mi è piaciuta moltissimo. Vabbè, per questo piccolissimo giro che ho fatto posso già ritenermi soddisfatta. Ho fatto un giro in centro, sono andata a vedere tre alberghi, di cui domani avrò poi diciamo, mi scriveranno per la conferma e quindi di cui uno mi sono veramente letteralmente innamorata. Speriamo che vada tutto bene e che anche qui riesca a portare la mia scuola. Quindi ragazze, se vi fa piacere trascorrere con me 2 pomeriggi, all'insegna della bellezza, del trucco, di prendersi cura di sé, di sentirsi ancora più speciali, scrivetemi, avete i miei contatti, poi ve li lascio tutti giù nell'info box. Io ne sarei felicissima di conoscere voi,
di passare due pomeriggi insieme. Veramente per me è un sogno. Bergamo è un amore, adesso è praticamente la mezza e abbiamo deciso di andare a Bergamo Alta a farci una passeggiata, perché poi alle 3, 3 e un quarto penso mi vedrò con la mia amica Bea, ci prendiamo un caffè perché poi per le 4 andiamo via. Quindi bene o male quello che dovevo fare l'ho fatta. Aspettate che adesso vi faccio vedere dove sono. Eccoci qua, in centro, veramente un posto molto carino, non fa più tanto freddo, non tira quel vento che odioso che io proprio non sopporto e vabbè, poteva mai essere che qua non avrei trovato negozi aperti per poter fare dello shopping. Mi è più facile fare shopping fuori che quando sono a Napoli. Vabbè, ma questo è un dato di fatto. Ovviamente mi sono comprata un paio di scarpe per quest'estate con tutti i brillantini, ne ho prenotato un altro paio per quando poi verrò a maggio, che mi sono fatta fare proprio su misura, delle All Star con tutti i brillantini particolari, quindi poi le verrò a ritirare quando sono a maggio qui, sperando che riesca ad organizzare tutto. E niente, adesso andiamo, come vi ho detto, a mangiare, cioè a farci una passeggiata a Bergamo Alta, e Bea mi ha dato il nome di un ristorante un po' tipico dove poter mangiare delle cose tipiche bergamasche. A parte che c'ho una fame, vabbè ragazzi, non ve lo vorrei manco dire, perché ho mangiato il donut, buonissimo, ma non so, era lo yogurt, l'ho fatto assaggiare anche a Rosario perché non lo conosceva. Io l'avevo mangiato a Milano con Teresa e lei mi aveva detto provalo, ma come, tu sei andato in America, non l'hai mai provato. È vero, ammetto che non l'avevo mai provato, mi sembravano quelle cose un po' pesanti. Vabbè, è stato un innamoramento, come dire, a prima vista, a prima mangiata, e quindi appena l'ho visto, c'era il cioccolato ma non mi andava, e l'ho visto con lo yogurt, che bontà. E poi adesso mi si sta aprendo proprio lo stomaco, quindi non so se faremo un aperitivo oppure andremo direttamente a pranzo. Siamo in centro, siamo andati a pranzo nel ristorante che la mia amica Bea mi ha consigliato, che abbiamo mangiato non bene, benissimo. E adesso siamo venuti a Bergamo, cioè non siamo a Bergamo, però siamo venuti proprio nel centro storico a farci una passeggiata, perché poi più tardi andiamo da lei a salutarla. Che carino, cioè veramente mi sono innamorata. Voi direte, ma che cos'è che di cui non ti innamori? Lo so, però sarà che io Bergamo non l'avevo mai vista. È proprio un incanto, piccolina, carina, a parte che c'è un sacco di gente, e io continuo a meravigliarmi del fatto che, cioè, a Napoli a quest'ora non ci sarebbe nessuno per le strade, cosa che invece vado a Roma, Milano, adesso Bergamo, cioè incredibile, c'è tanta di quella gente, ma tanta di quella gente che io dico, ma non vanno a pranzo. Però poi giustamente penso che noi abbiamo una tradizione completamente diversa da quello che può essere qui, diciamo, dalle vostre parti al nord. Che hai detto? Mangiare dalla socia. Ah, dice mio marito, giustamente, che noi andiamo a mangiare dalle suscere. Beh, è vero, perché comunque a noi la domenica si rispetta il pranzo, e quindi è un pranzo che inizia alle 2 del pomeriggio e ci si alza un attimino alle 4 e mezza per fare poi dopo. Ma neanche il pranzo di Natale ci alziamo alle 5 e mezza. Comunque adesso vi farò vedere un po' Bergamo, ma è un sogno, cioè io sono rimasta incantata, non... è bellissima, sono troppo contenta e spero di cuore di fare qui la mia scuola.
giornata di quelle lunghissime, alla veneranda ora delle 9:15 prendiamo e ci imbarchiamo. Avevamo l'aereo alle 7 da Malpensa. C'è stato, dopo che abbiamo pranzato, che io ho fatto un giro, diciamo che al centro di Bergamo, abbiamo preso la macchina, siamo andati a salutare la mia amica e ci siamo trattenute. È vero che abbiamo fatto tardi, ma anche un po' con le corse per arrivare, e a Sesto San Giovanni siamo stati bloccati un'ora diciamo nel traffico perché c'è stato un incidente. Cioè, ve lo voglio dire, cioè, anzi non ve lo voglio dire. Ovviamente abbiamo perso l'aereo, non vi dico quello che non è potuto accadere. Vai a prenotare la macchina, non potevamo prenotare la macchina. Vai a vedere un altro aereo, cioè, ragazzi, cioè, vi voglio dire quello che è stato. Comunque, alla fine ce l'abbiamo fatta, partiamo alle 9:45, adesso sono le 9:15, tra poco aprirà il gate e finalmente, diciamo che alle 11 saremo a Napoli. Quindi io ho i piedi che non vi posso neanche dire come stanno, perché è stata una di quelle giornate, da un lato bellissime, però quando succedono questi inconvenienti sono comunque sempre un po' stancanti. Adesso mi vedrete anche dalla faccia che praticamente le occhiaie, però per quanto mi potevo ritoccare, cioè, ma poi il nervosismo, il fatto che comunque, cioè, un'ora nel traffico, volevo morire, io dicevo non ce la farò mai, non ce la farò mai, non ce la farò mai, invece ce l'ho, non ce l'abbiamo fatta. Comunque, per il resto, diciamo, tutto a posto, ci siamo mangiati una cosa, abbiamo srammatizzato, abbiamo fatto comunque due risate, adesso siamo qua e tutto finisce bene, non lo diciamo ancora, fino a che non arriveremo a Napoli e a casetta dei piccinini.